Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono sempre Dark Griever e oggi andiamo a vedere insieme gli aggiornamenti di questa settimana. Allora, partiamo dal presupposto che questa è la settimana dello shop. Infatti, auguriamo una felice caccia a tutti i cacciatori. Yeah! Sì, grazie al cavolo, perché da quanto c'è scritto, se noi andremo a spendere, vediamo, 699 yuan... o 799, beh insomma in base ai pacchetti che andremo a spendere in quantitativo di soldi, basta pensare che 300 yuan sarebbe un abbonamento mensile e l'abbonamento mensile costa intorno ai 9 euro, sono un bel po' di soldini per avere cosa. Ah, e tra l'altro scusate, è anche limitato a tot copie, quindi figuratevi, qua gli shopponi si ammazzeranno, si scanneranno tra di loro per avere la pozione dell'Hulk, il buono del maiale, i vari amuleti che ti danno, che ne so, immunità status durante la partita, un sacco di roba. Quindi diciamo che il primo link è per lo shop e a me non mi interessa. Secondo link invece è riguardante la Diablos Nera. Voi direte, ma c'era anche nell'altro video la Diablos Nera, come mai c'è di nuovo? È perché l'hanno messa nella nuova area, nel Lago Bianco. Bellissima come area, io l'adoro, meglio del deserto. Oddio, sempre un deserto, per carità, però questo deserto mi piace di più. E qui troveremo la Diablos Nera. Il prossimo link è riguardante le quest HC per ottenere, appunto, come potete vedere, potenziare, migliorare le armature hidden. Quindi ci saranno diversi mostri che daranno diversi pezzi HC per poter potenziare le armature hidden, che è molto lungo da fare. Anche il prossimo link è Shop e Vinci, infatti un kit di attivazione, qua c'è scritto. È una breve durata, kit difficile, per ottenere quattro tipi, cioè proprio il kit si chiama kit difficile, però non mi interessa, come ho detto prima. Scaffali in negozio aggiungono, ancora, e riprendono ancora, c'è questo kit, vabbè, poi c'è l'altro, vabbè, basta, abbiamo capito, dobbiamo shoppare sto giro, basta. È tornato il festival dei palloni giganti, yeah! Che sarebbero le caravan, finalmente il mio Rasta otterrà Courage. O meglio, io gli sto insegnando l'abilità Courage, dove mi darà evasione e stun annullato. Quindi io non andrò più in giro con quella skill, visto che ce l'avrà il Rasta. E mi darà, appunto, le skill che vi ho appena detto. Ci saranno un sacco di missioni, poi di solito sabato e domenica aggiungeranno le 9 stelle e 10 stelle per fare più punti. E quindi per totalizzare più punti Rasta. L'assemblea generale, da quanto ricordo, dovrebbe essere il festival, inizierà il festival, vediamo se è vero. No vabbè, quando punto in partenza, tasto materia, dovrebbero essere stati introdotti o migliorati addirittura delle gemme del maialino, infatti pulsante SA, avremo chirurgia del corpo, sarebbe kickboxing, sì, hanno aggiunto un bel po' di skill per il porcello o migliorate. Ecco qua, 18 feste a descrizione, evento, allora prima settimana è solo per l'iscrizione, seconda settimana si inizia a far sul serio e la terza fanno i conti chi ha vinto o meno e i vincitori appunto potranno fare delle quest in più che non ci sono per creare set e armi speciali. Ultimo link, manutenzione ordinaria, potenza di lancio, questa è la fine della manutenzione. Oddio, ci sono per i giochi olimpici di Rio i cacciatori insieme agli atleti cinesi per fare rifornimento, ma di cosa? La guerra dorata, la crociata della guerra dorata, oh mio Dio, oh mio Dio. Poi hanno aggiunto questo che la versione PSN capacità cambia il numero di pacchetto di iscrizione. Hanno migliorato. Sì, perché anche questo Monster Hunter cinese c'è pure per PS3 e PS Vita. Hanno introdotto dei pacchetti o migliorato dei pacchetti relativi a Monster Hunter per PS Vita e PS3. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Vi ricordo di lasciare un commento, di iscrivervi e di condividere questo video con i vostri amici se vi è piaciuto. Grazie di essere rimasti con me e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!